un bacio. Io a letto porto la frutta. Un effetto caldo. Sì, sì, spalmato sui genitali è buonissimo. È anche un preliminare. Quel sapore che puoi riconoscere. Eccita particolarmente. Benvenuti alla Maleducation. Questa sera parliamo di sesso e di cibo afrodisiaco. Restate? Bentornati, nuovo appuntamento nel salotto della Maleducation, il programma che parla di sesso senza freni, senza limiti, attraverso l'esperienza delle persone che puntata dopo puntata vengono qui e ci raccontano come fanno l'amore, come fanno sesso. Donne single, ma anche donne in coppia, che ci danno la possibilità di capire a che punto sono gli italiani e le italiane in materia di sesso. Spesso e volentieri nelle nostre puntate abbiamo fatto riferimenti al sesso e al cibo, alla cucina, ai sapori, alla sensorialità dell'assaggiare. Quindi abbiamo deciso di dedicare una puntata interamente al sesso e al cibo. Con un ospite, Simone Ruggiati, che si presta. Ciao a tutti. Ciao, caro. Allora, già vedersi benvenuto davanti a tutte queste donne... No, grazie, vengo anche più spesso se è così. Però mi mettono un po' a soggezione. Perché? Perché sono tante o perché ti guardano? No, perché ho pochi ingredienti per sfamarle tutte. Attenzione, però... puntata ricca. Il cibo è seduttivo? Assolutamente, io ho deciso di fare il cuoco per quello. Ma non è una battuta, perché... Anche nella piccola cosa, nel servire qualcuno e farlo godere nel mangiare un qualcosa che hai preparato con le tue mani, già è sensuale, già è un qualcosa che rompe il ghiaccio. Se poi si fa anche con certe accortezze. Quindi questa sera possiamo usarti in cucina esclusivamente a fini erotici. Quante signore lo sognavano questo. Ma anch'io lo sognavo, insomma. Allora, quante di voi hanno una relazione molto stretta con il cibo legata alla propria sessualità? Alessandra, parto da te così mi siedo anche vicina. Credo che il cibo faccia parte in genere della sessualità in toto, perché la cosa più bella da scambiarsi con il proprio partner è proprio quello. L'alimento che prediligo è, sembra strano, ma è la mortadella. Come la mortadella? Sì, perché la mortadella la puoi tagliare a tocchetti, per esempio, e scambiartela con un bacio. Oppure la puoi tagliare in fettine sottilissime e avvolgerle. Ah, come dire, la usi come, lo usi come ripieno della mortadella. Esattamente. Beh, esattamente. È un involtino invertito. Di solito l'involtino si fa con la carne fuori, la mortadella dentro. In questo caso è già cucina creativa, vedi? Esatto. Ci avevi mai pensato, Simo? No, di solito... Di solito magari un po' più aggraziata è tagliarla giustamente a dadini, e visto che di solito c'è il pistacchio dentro, che gli dà anche un po' più di croccantezza, fare un trito sottilissimo di pistacchi, rotolarla dentro, è un qualcosa di un po' bruttino e anemico visivamente come la mortadella, diventa una cosa semplice, golosa, un finger food per imboccarsi magari. Per imboccarsi. Un bacio alla mortadella, non lo so, forse è proprio bolognese, non so se... No, non sono bolognese, però mi piace, che ti devo dire? Allora, sì, allora ti piace la mortadella, che adoro. Quindi... Sì, sì, il mio compagno, essendo una persona molto golosa, godereccia, adora il cibo, quindi è divertente. Nel frattempo, Simone si sta organizzando per proporci una serie di ricette... Per come vedo io, quello, l'afrodisiaco. Più che nell'ingrediente in sé o nella ricetta, nel come si serve, nel come si abbina. La prima è per te, ma diciamo sui miei gusti, cioè quello che per me è afrodisiaco. Per me la carne rossa, cruda, è afrodisiaca. Nel senso che proprio aiuta. Mi associo. E quindi è una tartare di cavallo, però... Una tartare di cavallo. La spiego man mano. Se non sbaglio, dov'è la Stefania? Dietro di te. Non ti avevo visto. Figurati. Ti ci ritrovi con... Assolutamente sì. Con Simone? Sì, decisamente. Perché secondo me la carne... Io sono un amante della carne, in senso assoluto, nel senso che prediligo la carne... Anche morta.
Cioè anche... In che senso? No, nel senso... No, perché qua non so mai se si parla di cucina o di altro. Quindi anche carne... Non so mai se si parla di vitello. No, in questo momento stiamo parlando di carne rossa, manzo. Di animale, manzo, okay. Cavallo, vitello, maiale... Frullata. Allora, visto che giustamente come ospite non lo sai, qua quando si parla di carne si intende proprio la carne, quella che si mangia in cucina. Perché se una vuole dire membro maschile, dice membro maschile. Andiamo bene. Quindi in questo momento si parla di carne. Sì, io adoro la carne in tutti i sensi e ho avuto un'esperienza molto particolare. Tempo fa, cercando appunto di trovare del cibo di eccellenza, sono andata in una macelleria e vengo attratta immediatamente da dei pezzi di carne rossa, sanguinolenta, bella carnosa, proprio. E di conseguenza, di fronte a questi pezzi di carne belli messi a altezza occhi, comincio a guardare questi pezzi di carne così assolutamente deliziosi. Arriva il mio turno, quindi elimina code. E arriva quello vivo. Un macellaio. Simone, no. Conosci? No, però capisco. Insomma. Sì. Bellissimo, sexy, fantastico. Chi più ne ha più ne metta. Non devi convincere. No, non capisco se è il ricordo mentre lo racconta o se vuole convincermi. No, è ricordo. Arriva il mio numero, quindi in realtà lui mi chiama, dice, non so, 45, alzo gli occhi e mi sono un attimo confusa, cioè non riuscivo a capire se dovevo dire il pezzo di carne che volevo o lui. Gli dicevi, c'ho il 69, no. Esatto. Sarebbe stata un'ottima battuta. E me la sono cavata dicendo, te bistecche. Te bistecche. E da quel giorno pensava che non dicevo la R, chiaramente. Ovviamente vorremmo sapere se questo macellaio è stato acquistato, è stato portato a casa in forma integra oppure no. L'ho segnato nella mia lista della spesa. Delle cose da fare. Cose da fare e da mangiare. Macellaio, sono fatti tuoi, sappilo. Sto pensando alla mia ex. Cosa stai cucinando? Cosa stai facendo? Allora, questa è, diciamo, la parte... Per far piacere a tutti la tartare, anche se normalmente si fa il dadino più grossolano, soprattutto sul pesce, quello vivo sempre, che non prenda troppa acidità se si usa il limone, eccetera. In questo caso, che non uso acidità, ma uso un qualcosa che è fra i miei ingredienti preferiti, ovvero il ginger. Questo ha una parte balsamica e profumata, limonata, se vogliamo, che però non ha l'acidità del succo del limone. Il cavallo, per chi non lo sapesse, è una carne tendente al dolce, e quindi questo mi dà il profumo e la parte che sgrassa la bocca, che è quello che mangiate marinato con il sushi, per intendersi, questo è fresco, che toglie questa avvolgenza grassa. Detto anche volgarmente il sapone. Sì, perché quello lì è marinato in un acidulato che si chiama umeboshi, che è fatto con delle prugne cinesi sotto sale e due scatole. Ecco, questo è quello fresco, quello buono, quello che a caldo fa bene alle vie respiratorie, balsamico, profuma, e a fresco pulisce tantissimo la bocca. Sì, ha un po' il profumo dello sgrassante per i piatti, però in piccole dosi, grattugiato e spremuto con due cucchiai in modo da lasciar via le fibre, dà questo profumo. E questa invece è la battuta al coltello, in modo che venga più fine e ti piaccia di più. Perdona, ma tutte quante forse siamo state rapite dal sto pensando alla mia ex, quindi significa che Simone, tu sei single, quindi preparati, è bersaglio mobile per tutte. Perché pensi alla tua ex? No, è un modo per sfogarsi, per chi è sposato alla suocera, per chi è single alla ex, così, perché alla fine, all'inizio si fa col coltello, quando siano i dadini uguali, per rompere eventuali filamenti di grasso, che in questo caso, in questa carne non ce ne sono, si va direttamente a battere prima in un senso e poi nell'altro, in modo da fare il taglio netto fino in fondo. Poi si prende e si va a far marinare in questo mix che ho fatto con un pochino di senape, olio, sale, pepe e il succo di ginger. Ce l'ho perché mi sono preparata. Attenzione, la senape stimola l'azione delle ghiandole sessuali. Non la mangiare adesso, lasciala lì, la consumi dopo. Continuando sulla carne invece, a Valentina piace la pecora. Sì, perché pecora è una dei carni che non contiene i grassi, perciò ci fa ingrassare, ma contiene dell'energia che aumenta praticamente la capacità sessuale dei uomini. Davvero? Sì, assumendo regolarmente, soprattutto in stagione invernale. Come si cucina la pecora? Io la faccio di solito in brodo, usando solo zenzero e cipolla. Se no, ho trovato questa ricetta antica del paese dove sto,
che si chiama Chief Chaff. Chief Chaff pecora, aiuto, vai! Chief Chaff non è altro che semplicemente quando facciamo del spezzatino al cacciatora, quindi interno alla pentola bollente, con olio bollente, la carne entra a pentola e fa questo rumore, chief chaff, chief chaff. Alla fine è semplicemente un cacciatora leggermente modificato. Va bene. Eroticamente la pecora chief chaff, che è lo stesso suono dello spanking. Beatrice invece sul cibo? Beh, come si sa, io non cedo mai il piacere della carne, quindi a letto porto la frutta. Di solito amo servire una cena al tavolo, concludere questa cena e portare la frutta che è rimasta a tavola a letto con me e con il mio partner o i miei partner. E poi come la usi? Mi è successo di avere un uomo che, non so come dire questa cosa, la utilizzava come i biscotti, si usano nel latte, però nei miei genitali. Cioè, pucciava e poi si nutriva. Va bene, sul... puntata anche questa abbastanza... O la macedonia. Posso? Venivo giusto da te. No, guarda. Io stavo preparando il piatto, però avevo qui appunto una delle cose che preferisco da tenere sul comodino. Questi sono ancora un pochino acerbi, questo è il frutto della passione, però questi qua durano tantissimo a temperatura ambiente, quindi si possono tenere tipo una composizione semifloreale o in un giardino zen, assolutamente sì. Sono meglio, sono perfetti quando diventano grinzosi, perché dentro si dolcificano ancora un po', e sono più facili da rompere. Mi presti una mano? Lo sapevo che diventa così questa no, puntata. No, beh, io sto parlando di cucina, diventa una sorta di squeezer, no? Con una sorta di semino dentro che poi dopo che poi allora in teoria il detto dice che sei quello che mangi. In questa trasmissione lo mettiamo così, fai l'amore come mangi. Sì, Massimiliano Rosolino. Io dico sempre che uno fa mangia come fa l'amore, va bene? Perciò tu immagina uno che fa sport tutto il giorno, consuma un sacco di calorie, come arriva a casa? Una fame esagerata! Però ovviamente sai, ci sono allenamenti dove uno deve puntare sulla velocità, allenamenti che uno deve puntare sulla resistenza. Una volta vinci tu, una volta vinco io, però è giusto essere se stessi. Perciò se ti piace... diciamo il finger food, tuffati sulle porzioni piccole, però mangiane molte. E se invece parliamo di magari la persona che ti sta vicino, diciamo subito c'è un problema: quella non beve alcolici, perciò non la potevo fregare subito, non la potevo fare imbragare. Però siamo andati molto spesso insieme a cena fuori, prima di appunto riuscire a avere non mangiare sulla sua pelle, ma proprio di avere il famoso bacio. Perciò è stato proprio forse il cibo ad avvicinarci. Lei ha iniziato con mangiare veramente le insalatine. Lei andava, Natalia, viveva con crostatini e cappuccini, va bene, proprio chiamati da lei così. Poi con me piano piano è passata dall'insalata col pollo, adesso si mangia le bistecche così. Perciò nell'evoluzione di una coppia il cibo fa la sua parte. Una fanciulla che mangia solo crostatine e cappuccini. Cappuccini, con crostatine te ha possibilità e cappuccini. Oppure no? Oppure no, diventa sì. Una bella sfida da dire: ok, attraverso il cibo io ti porto in un altro universo. Sì, lì nasce un'altra sfida ancora. Io sono toscano, quindi cresciuto con la carne, cresciuto con delle cose che all'inizio fanno un po' impressione. Ad esempio, la le sfida frattaglie. Per uno. La mia sfida è questa, avendo avuto qualche adesso ex non modelli. Non puoi dire che le frattaglie sono erotiche. No, ah. No, io sto dicendo che divento. Diciamo, mi sento più potente, oppure almeno mi sento finito in un percorso culinario dove comincio a farti assaggiare il pesce magari un po' crudo, mm-hmm. L'abbinamento strano, quello con la frutta, fino a farti mangiare una cosa che per me è il punto di arrivo. Quando tu mangi quella vuol dire che ho vinto io, ovvero la trippa. Però attenzione, perché la trippa, quella originale, effettivamente Fabio fa... Fabio Toscano ti guarda, fa così con la testa e dice, trippa? Sì. A una modella o a una ragazza che sta molto attenta alla linea, che comunque non mangia quelle cose, non perché non gli piace, attenzione, perché il problema grosso è se uno mi dice non mi piace sto zitto, ma se non l'hai mai mangiata non vale.
E quindi farò di tutto per infilartela lì da qualche parte in un mix di cibi dove tu l'assaggi, sto parlando del piatto di portata, e poi dopo stai zitto e dici, hai visto che hai mangiato la trippa, hai visto che ti piaceva, e qualcuno è diventato anche affezionato. La carne torniamo cruda. A quello che hai cucinato prima, carne cruda. Vorrei che tu la rompessi a metà, perché l'uovo di solito è la parte che va a condire il tutto, e se tu la tagli a metà... Ah, no! È certo. La taglio così? Sì, in due? C'è il tuorlo dentro. E quelli sopra sono dei capelli di peperoncino, cioè diventa croccante, leggermente piccante e molto profumato. Andate pure avanti. Allora, a proposito di cibo, ecco, a me fa questo effetto il cibo, non capisco più niente. Proprio mi dimentico. Non sappiamo cosa nemmeno fare. Erotico. Alla 18. È proprio una cosa a sé. Debbie, tu il rapporto seduttivo. Debbie, tu hai il rapporto seduttivo col cibo? Aspetta. Abbiamo perso Stefania. Ni, nel senso, io adesso mi vergogno quasi a dirlo, ma sono vegetariana, quindi... Vegetariana o vegana? Vegetariana. Preferibilmente vegana, nel senso che se posso evito anche i derivati. Quindi niente latte, niente però uova. Però una piccola finestra vegetariana per socializzare e non essere totalmente aliena l'ho lasciata, quindi per una via rimorchio. Di fuga. Perché vegana, una donna vegana sono è subito respingente. Sì, a letto siamo brave, ma a tavola è un macello, perché insomma, poi dopo sembriamo schizzinose. Hai energie, no? Poi? Sì, ho energie. Il miele lo usi? Perché sì. Il miele si usa? Eccolo qua. Ok. Sì, spalmato sui genitali è buonissimo. Perfetto. Altro che fette biscottate. Simone, l'hai mai usato tu il miele? Sì. Sì, il miele sì, anche se ha un po' un difetto, nel senso che se si usa come... Io sto cercando di applicare sulle fantasie. Ma io voglio sapere se l'hanno tecnica. Applicato su di te o tu l'hai applicato su qualcuno. In entrambi i casi, okay. Anche se ha un po' un difetto il miele, è un po' appiccicoso dopo. Nel senso, secondo me è meglio preferire ingredienti che appena, diciamo, degustati, poi dopo non ti appiccicano troppo, perché se appiccicano veramente tanto come il miele, poi c'è il rischio di rimanere avvolti tipo baco da seta nel lenzuolo, comunque... Hai avuto questo problema? Sì, infatti in alternativa ho scoperto degli ottimi oli al caramello, al miele, commestibili, oli da massaggio, che praticamente hanno un sapore affine, però sono esenti dal fattore appiccicato. Chi usa il cibo come strumento erotico? Mariella? È normale che cucinare per un uomo è anche un preliminare, nel senso che in un'epoca in cui le donne sono business woman, insomma sono sempre in giro per uffici e quant'altro, si è riscoperta un po' la voglia di che l'uomo voglia che una donna cucini, anzi che cucini insieme a lui, che è una cosa ancora più erotica, perché cucinare, mettere le mani in pasta, magari cucinare, preparare qualche dolce. Ah, quindi cucinare in grande stile, quindi anche la pasta fatta in casa. Sì, la pasta fatta in casa, piuttosto che un dolce preparato in maniera artigianale, eccita particolarmente. Chi utilizza il cibo come strumento erotico? Per esempio la leggenda della mentina per il rapporto orale a lui o a lei, oppure una bevanda calda piuttosto che fredda per aumentare il piacere, per temporeggiare. Chi lo fa? Chicca? Se mi praticano sesso orale con una mentina, sinceramente no, non mi piace, ha un effetto troppo freddo, io preferisco più un effetto caldo. Bere un bicchiere di tè e praticarti una fellazio? Sì. Ti potrebbe piacere? Sì, preferisco la bocca calda, naturale, così. Così com'è? Sì. Valentina, sì. C'era una pratica che mi avevi raccontato sul sì. liquore. No, in Cina, siccome tutto ciò si divide a yin e yang, quindi si intende qualcosa di fredda e qualcosa di calda. Quindi nel sesso... Allora vedi che c'era un fondamento di questa teoria da qualche parte. Quindi nel sesso bisogna far sentire una persona dal paradiso all'inferno e viceversa. Quindi a questo punto un bicchiere di... in questo caso prosecco fresco con un bicchiere di tè caldo, anche bollente, utilizzando insieme con la bocca, e fa sentire invece il compagno nel corpo questa sensazione di paradiso e inferno, può essere molto carina. Questo è puramente cinese. Tu lo fai? Sì. Fabio? Se un subriaca prima va bene. Va bene. Benissimo. Solo lei astemia, quindi è un casino. Ah, sì. Quindi dici, non fa tempo. Basta la prima boccata di vino.
la siamo giocata. Va bene. Volevo salutare tutta la parte maschile della Maleducation. Fabio, bentornato. Grazie. Volevo salutare Antonio, Alejandro, Roberto e i nostri, tra virgolette, protagonisti un po' di puntata, che sono Roberto e Ionio. Per voi la cucina è il posto? Sì, però per come lo dici tu sembra il posto dove consumi. No, il posto che ti piace di più, forse. Aveva un'altra accezione, sì, ha un senso di accudimento che secondo me è molto relativo alla sessualità, cioè cucinare per qualcuno è gradevole perché lo fa sentire accudito. Allora, siamo venuti un po' nel vostro privato per vedere voi come la usate questa cucina, vediamo. Il cibo nella nostra relazione è assolutamente un preliminare. Beh, io già quando lui sta cucinando comincio già a stuzzicare la situazione, nel senso il pizzicotto sul sedere o... Io detesto essere molestato mentre cucino, però ugualmente lui prosegue nel farlo, mi piace invece poi... Beh dai, però i baci sul collo... No, i baci sul collo sono apprezzabili, ma essere pizzicato o solleticato mentre uno gira il sugo non trovo che non sia molto erotico e non ai fini del sugo, tra l'altro. La nostra storia è molto legata al cibo, al mangiare o al condividere il cibo in un qualche modo, perché sin dal nostro primo appuntamento l'abbiamo consumato dentro un ristorante eritreo. La modalità dell'eritreo è molto particolare perché si mangia tramite un pane spugnoso con le mani. È una condivisione troppo intima. Grazie mille. Lei, arrivederci. Ogni sera lui mi prepara un piatto per cui mi conquista. Mi fa stare talmente poi bene che poi io dopo do il meglio di me. Ogni sera magari è diversa l'una dall'altra, magari quella sera ci va di arrivare fino in fondo, la sera successiva non di arrivare fino in fondo, di fermarci anche al petting magari, ma anche quello per noi fare sesso. Mi è sempre piaciuto molto leccare l'altra persona, sentire il sapore. Quello che eccita molto me e Roberto è il leccarci a vicenda, per esempio lui mi lecca spesso l'orecchio, quindi io arrivo a leccargli l'ombelico per arrivare poi ad afferrarci in maniera un po' più intima, più passionale, ecco. La penetrazione riducendosi a una cosa comunque più o meno abbastanza veloce ti lascia anche poco il tempo di scoprire l'altro, invece un sesso più sensoriale, quindi dove utilizzi il tuo corpo per stare con l'altro, ti dà una percezione maggiore dell'altro. Lui mi prende, mi afferra così da dietro, mi mette le mani sotto la maglietta. A noi piace molto leccare i capezzoli, a vicenda ci lecchiamo molto i capezzoli. Non credo esista un cibo afrodisiaco. Credo esista un modo di condividere il cibo che possa rendere eccitante una situazione. Il cibo comunque cioè è un preludio al sesso. Sì, ecco, poi ma anche non... è un preludio al sonno, però per dire.
Ionio alza delle palle meravigliose e Roberto le schiaccia. Non va bene ai fini del sugo? No, è impratico ai fini del sugo. Cioè, dici? Essere palpeggiati mentre uno gira il sugo non ha niente di erotico. In genere lo fai in tuta da ginnastica ad un orario improponibile e non, cioè, non aggiunge e non toglie niente. Poi uno lo può fare, voglio dire, però non aggiunge e non toglie nulla. E invece il fatto che per uno stia a accompagnare, stiamo per andare a letto, quindi magari il cibo può far scattare, lui dice ma giustamente, no, guarda, lo pensano tantissime serata, donne. Hai bevuto una boccia di vino in due, vai a letto e cosa fai? Dormi alla fine. Cioè, poi uno ci può applicare tutto, capito? No, è vero, c'è una leggenda intorno al cibo, che sia, però poi quando hai mangiato e bevuto, cioè sei stato bene prima, mentre mangiavi e cioè, bevevi. In teoria dovrebbe essere, mentre lo prepari, è un momento erotico, qualche piccolo alimento può essere erotico, ecco, ma se ti attoppi, poi dopo c'hai sonno. Sì. Marta? Il cibo, io invece di strumento durante il rapporto lo utilizzo prima, cioè anche se il gazpacho è un cibo refrescante meraviglioso in estate, poi quando vai a fare sesso orale i sapori non sono per niente buoni. Questa è un'altra leggenda, che spesso gli uomini hanno un cattivo sapore nel liquido seminale, giusto? Ma anche le donne ce l'abbiamo se prendiamo quel tipo di cibo. E tu come lo risolvi? L'ananas. Sia bene affettata, frullata, come volete, gelato. Ma quando bisogna dargliela questa ananas? Perché migliori, ecco, insomma. Vediamo di arrivare al punto. Vabbè, durante il pranzo se puoi avere il postre o la siesta o durante la cena, vuol dire neanche tanto tempo prima. Vai tranquilla. Va bene, dipende dal tempo di digeribilità. Allora, vorrei tornare da Simone. Cosa hai preparato? Allora, mentre voi stavate parlando di cibo utilizzato, diciamo, per il pre-petting, se vogliamo, io avevo un po' di burro salato lì. Allora mi è venuta questa idea, visto che ci sono varie sensazioni, soprattutto col cibo, una è tattile e l'altra è l'olfatto, in più a quelle due più utilizzate, che sono visiva e gustativa, io adoro questo ingrediente, che è la vaniglia. La vaniglia è un ingrediente che non è... Lo so! Aspetta, lo so la vaniglia, lo so, me lo sono segnata. E mi volevo far trovare pronta per questa puntata, aspetta che me lo anche sono scritta. Anche le scarpe comode per correre, vedo. Hai visto? Ci vado anche a fare la straroma. Vaniglia. Possiede effetti euforici e può essere consumata a volontà. Combatte l'astenia sessuale, quindi se non fate sesso la vaniglia potrebbe aiutarvi. Agendo sul sistema nervoso centrale, per mezzo del suo odore agisce indirettamente come stimolante sessuale. Infatti la usiamo come odore. La vaniglia non è dolce. La vaniglia ha un odore dolce, perché se l'assaggi, assaggiala. Non devi, basta assaggiare un pochino. È di quella buona, questa è pura. E fra l'altro dà anche un po' di granulosità. Quindi per la serie Montami con la frusta ho lavorato il burro con lo zucchero a velo. Questo è un burro salato con dentro lo zucchero a velo. Perché? Perché quando si fa qualcosa di dolce ci deve essere sempre qualcosa di salato, perché amplia la vostra gamma di percezione del gusto perfetto. È la stessa cosa che dicono spesso qui alla Maleducazione sul sesso: un tocco di dolore in mezzo al piacere aiuta a aumentare ulteriormente il piacere. Sì, prima la nostra amica stava parlando di paradiso e inferno, io stavo pensando che se ti bevi prosecco e tè caldo, dopo chi l'ha bevuto ha solo inferno. Però queste sono cose vostre, io sto sul cibo. Ho lavorato il burro salato con lo zucchero a velo e ho messo dentro la vaniglia. Questa sorta di crema morbidissima. Io so già dove va a finire. Attenzione, per la perfezione di un piatto ci deve essere anche il contrasto dolce-grasso, acidulo che sgrassa, come prima avevamo parlato del ginger, in questo caso è molto unto, certo è burro, ci vuole un qualcosa che dia profumo, che sia sensuale, che sia buono, che sia facile da mangiare e che soprattutto dia anche un pochino di sbalzo, altrimenti qualsiasi cosa come il miele o qualsiasi ingrediente utilizzato per un massaggio, per qualsiasi cosa, può essere petting, diventa un po' noioso per chi sta degustando. Quindi Io ti guardo come i gatti guardano la crocchetta. Cioè passo il tempo così. Dove allora, vogliamo arrivare con questa cosa? Mi presti una parte sobria del tuo corpo, tipo un braccio? Perché c'ha la spalla scoperta. Ad esempio, o con le mani o utilizzando, che ne so, una fettina di mela,
che poi può essere utilizzata magari anche per imboccare, possiamo fare una sorta di spennellatura, che fra l'altro fa anche bene alla pelle. Sì. Questo mi piace. Ti piace? Sì, perché è bello all'inizio non far sentire subito il tocco, perché così diventa ancora più sensuale. Poi man mano col calore del corpo questo diventa anche più morbido. E poi su questa base cremosa e profumatissima, purtroppo a casa non si sente il profumo, si possono adagiare dei lamponi che diventano degli intervalli alla degustazione, tipo, no? Tipo così. Arrugliati, eh? Tu dimmi se io devo aspettare. Per i miei catering potrei utilizzare, ecco, potresti girare a fare la degustazione. Allora, mentre penso... No, ti asciugo. No, ho un'idea. Allora, intanto comincia a prepararti su... hai uno sbaffo di una cosa di cremosa. Ma perché volevo continuare. No. Invece ho un'idea. Mentre voi pensate a quali sono i cibi afrodisiaci, vorrei offrirmi come vassoio a Roberto e a Ionio. Che dirvi, a Maleducazione, dove tutto può accadere. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Bentornati alla Maleducazione, il programma che parla di sesso senza inibizioni e senza dottori, ma solo attraverso le esperienze delle amiche e degli amici che ci vengono a trovare in questo grande salotto. E questa sera insieme agli amici uomini anche Simone Ruggiati, visto che questa puntata la stiamo dedicando al cibo e al sesso. Se vi siete persi qualcosa potete recuperare la prima parte di questo appuntamento sul nostro sito www.lamaleducazione.la7d.it. E adesso ci eravamo lasciati con una domanda che tutti vorremmo farti. Il famoso cibo afrodisiaco esiste? Allora, si parla subito, se uno pensa a questo, di veramente il caviale, le ostriche, le bollicine, eccetera. Secondo me quelli non sono ingredienti afrodisiaci, ma lo sono diventati a livello di leggenda, perché porti fuori una persona per arrivare a un secondo fine e quello fa lusso. Davvero? Sì, fa lusso, e quindi automaticamente il lusso porta poi alla parte afrodisiaca. Magari le bollicine, perché magari ti danno un po' in testa, allora quello posso essere d'accordo. Ed è il fattore alcol? Sì, è un fatto anche che poi dopo ha l'anidride solforosa all'interno, quindi la bollicina, i vini bianchi mossi danno un pochino più in testa, quindi ti fanno essere un pochino più facile, se vogliamo. Sì, e il caviale per un motivo. Possiamo segnarci per... bollicine. Il caviale, non tanto come ingrediente, ma per come lo si mangia, perché il caviale, se sapete, si mangia qua, messo sulla mano, e si mangia così. Per un motivo, perché il calore della mano te lo porta alla stessa temperatura corporea e quindi le uova danno veramente il massimo. Però in realtà non hanno proprio in sé per sé un qualcosa di afrodisiaco. Magari il peperoncino sì, perché è un vasodilatatore per la capsaicina che ha dentro, che è quella che dà il piccante, e quindi diciamo che muove un po' il tuo corpo e aiuta a livello di cardiovascolarità, e quindi certo, come pompa di sangue funziona molto meglio. In realtà per me anche il pane e olio può diventare afrodisiaco, nel senso che diventa afrodisiaco come tu lo servi un ingrediente, magari un qualcosa che sia un mise en bouche, cioè un qualcosa che si mangia in un colpo solo con una sorpresa dentro, magari mettere degli ingredienti che non sono ognuno il suo piatto, che si sta già con la testa focalizzata sulla propria porzione, bensì condividere un qualcosa e ognuno si passa il proprio ingrediente all'interno e diventa un modo carino per imboccarsi. Allora lì è il servizio che diventa afrodisiaco. Certo, la gestualità di condividere. Sì, o mettere tante piccole cose in mezzo dove si possa pucciare nelle salsine, giocare con il cibo. Secondo me così diventa afrodisiaco un po' tutto. Un po' tutto. Magari la peperonata però... no. Però un cibo, un alimento smarcatamente afrodisiaco, per esempio quella cosa di cui non riesco mai a ricordarmi il nome, Leandro. Ciontaduro. No, è un frutto. Cercatelo, si chiama il ciontaduro. Il ciontaduro, a cosa serve il ciontaduro? Allora, è una palma che si... cioè la trovate nella costa pacifica sudamericana, penso anche in Messico, non lo so, vabbè, Centro America e Sud America sicuro, una palma, e dà questo frutto grande come un uovo, e da piccoli ai maschietti, da sempre, una volta alla settimana, due, ci danno questo col miele per potenziare il membro maschile. Ma davvero? Sì. E quindi aumenta le durate, le prestazioni, eccetera. Però sicuramente, cioè non lo ma so, avrà... Ma lo importano in Italia il ciontaduro? Sì, sì, sì.
Ma sono i datteri? No, 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 non è il dattero, no, è diverso. E insomma, sì, cioè, perché i miei migliori amici sono gay, colombiani di quella città lì, e stanno a Londra e mi dicevano che hanno un successone. Perché? Allora, la domanda credo che tutte vorrebbero farti è dove si compra il Chontaduro? Primo, secondo. Andate su internet, Chontaduro, CH Chontaduro. Ok. E tu sei cresciuto a pane Chontaduro? Sì. Simone, vabbè. Invece tu Chontaduro niente. No, però capita. Vedi, chi deve occuparsi della cucina a chi invece facevano pane e pomodoro, però funzionava lo stesso. No. Senti, invece tutte quelle cose che hai vicino a te, a cosa servono? Allora, visto che abbiamo parlato un attimo di ingredienti afrodisiaci, ci sono le ostriche. L'ostrica intanto mi ricorda la donna per due motivi. A parte la forma interna, è già un qualcosa di raro, prezioso e che poi si dura un po' di fatica ad aprirlo. Quindi già quello può essere già una sorta di lavoro di conquista per arrivare a un qualcosa di prezioso all'interno. Va aperto anche con cura perché sennò si perde il liquido interno che è molto importante. Vero. E poi si mangia succhiandola direttamente dal guscio, senza toccarla con niente, anche fredda, diciamo. E si mangia tutto. Poi se trovate la perla o no, sono fatti vostri. Però la lascio lì, perché quella è buona, presa e mangiata. In realtà, secondo me, ci sono cose molto pro afrodisiache. Ad esempio? Per esempio? Ad esempio, partiamo magari dalla burrata ancora prima. Quella è molto afrodisiaca. Allora, la burrata, che è una sorta di gavettone di latte e panna, perché viene fatta con i ritagli della mozzarella, che viene mozzata, e l'ultima parte viene fatta a filini. Poi viene messo tutto all'interno con della panna, e rompendola con le mani all'interno si ha questo filamento molto lattiginoso, che diventa già questo un piatto, nel senso che si pesca così con le mani e si mangia. Faccio io. Vuoi? Guarda. Vuoi? Ho le mani pulite. Beata te. Che invidia. Simone, non è che tu la puoi tenere lì e lasciarmi appesa la tua burrata? No, non è bello? Invece sì, è quello il bello. Non è bello? E secondo me, senza aver fatto niente di che, il Chontaduro lo lasciamo in Brasile. L'altra cosa molto afrodisiaca. Sì, detto bene, ma detto Centro America, ho detto bene. Allora, normalmente uno pensa che mangiandosi uno scampo fresco, questi erano freschissimi prima, di solito si prende e si mangia. No, questo lo faccio io, guarda. Diciamo che la parte pregiata è qua. In realtà, la cosa più sexy e più buona dello scampo. Sì, ciucciare la testa. Lei è fissata con sta cosa. No, beh, scusa, ti vengo di etero, cioè nel senso. Però, mentre tu adesso parli con chi vuoi, io ti faccio un finger food mettendo insieme la coda, che è rimasta sana, okay. Un po' di burrata, del prosciutto crudo. Va bene, e una allora tu prepara, io vi faccio vedere un filmato e torniamo subito. Ed ecco il mio preferito, il peperoncino malagheta. Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni, nella scala del piccante merita un 10 pieno. Ma quello che amo di più è il suo profumo. Il suo aroma. Ha una fragranza che non si dimentica. Tanto, ma infatti era un dubbio. Valentina e Fabio, perché continuate a ridere? Rido perché ci sono certe cose, per esempio riprendendo questo discorso di succhiare la testa del gambero o scambi, per esempio è una delle cose che nella mia cultura mi insegna da quanto ero piccola, cioè bisogna sapere usare bene la lingua
la bocca per succhiare, per saper mangiare migliori cose. Per esempio mangiamo molto i gamberi o delle piccole conchigliette proprio del mare e del fiume, che sono piccolissime. L'unico modo per mangiare lo devi succhiare e saper tagliare la coda e mangiare solo la parte di ciccia. In un unico gesto? Sì, quindi è un ottimo allenamento assolutamente della lingua. Ecco perché rideva Fabio. Tu credi che questo allenamento alimentare abbia prodotto qualche beneficio nella vostra vita intima? Non lo so, l'unica cosa che ho capito di sicuro è che bisogna mangiare. Quello sempre. Perché a stomaco vuoto non si fa nulla. Poi no, in Cina succede che spesso nelle tavolate sono sempre la persona più anziana e di solito l'ospite d'onore. Una cosa è interessante, non so il nostro amico chef che ne pensa, e mi offrono spesso il pisello del cervo. E devo dire che non lo so se è afrodisiaco o no, però è buono. Buono? Il pene del cervo? Sono più sui tuberi. Non lo so, sinceramente non lo so. A volte ci sono un po' delle leggende, ci sono anche un po', soprattutto nella parte orientale, che io adoro come tipologia di cucina, ho visitato recentemente a fondo anche a livello di tradizione, eccetera. Ma spesso si va un po' troppo ad essere come il famoso corno di rinoceronte, che vale 1 milione di euro a corno. Sono quelle stupidaggini che poi fanno anche uccidere gli animali, e quindi sono anche un po' arrabbiato per quello, che secondo me non hanno nessun tipo di senso. Poi ci sono degli ingredienti, soprattutto anche delle alghe, se si va proprio anche nella macrobiotica, non tanto... Accidenti, ma ogni cosa che dici, Valentina, è sì. Sì, ma in Cina è tutto così, cioè nel senso qualsiasi cosa mangi, non lo mangi per riempirti lo stomaco o perché ti piace, lo mangi perché serve a questa cosa. È sempre abbinato il mangiare alla salute, al benessere, perché ci si cura mangiando. E le malattie si prevengono, non è che si curano. Meraviglioso. Il cibo utilizzato per la masturbazione, qualcuno l'ha usato? Ambra. Sì, sia nella masturbazione ma soprattutto nel sesso di coppia mi interessa tantissimo usare il cibo, ma in questo caso non come preliminare, ma come atto durante, e una pratica che a me piace tantissimo è quella che viene chiamata splashing. Cioè... Si usano tutta una serie di cibi. Aspetta, prima che me lo racconti, questa la sai? No. Ok. Cioè ho paura di sì, ma penso di no. E si usano tutta una serie di cibi molli, a propria scelta fra i dolci e i salati, quindi si può passare dalla panna alla burrata, a creme di vario tipo. Poi ce lo si spalma addosso, ma non per fare la robina, stai lì fermo che ti lecco, no. A quel punto... ci si prende proprio per bene. Tu dici, e ci si rotola uno sull'altro godendo del fatto che si ha del cibo addosso. A me piace tantissimo. Ma come fai nel letto, nelle lenzuola? Allora, io subito, ma stai di casa, vorrei capire come fare a pulire dopo. No, guarda, nella mia vita quotidiana questo è l'ultimo dei miei problemi, perché piuttosto butto volentieri un paio di lenzuola, ma nel mio quotidiano. Però al massimo le lavi, cioè non è una tragedia. E se proprio per te è drammatico, esistono dei fantastici teli di plastica. Romantici anche. Romantici. Infatti io sono più per usare il lenzuolo e poi se mai si smacchierà ti è andata quindi bene. Quindi creme, cioccolati, cose che si spalmano. Cose morbide, per cui ti ci puoi scivolare addosso, non so, una mano sul seno con la crema e poi ci si lecca e poi ci si attorcigli. Ingrassi un chilo a farlo, praticamente. un chilo però ogni anche. Invece, Aleandro, cibo utilizzato con la masturbazione. Per esempio, una cosa che mi avevi raccontato sulla menta. Sì, ho trovato donne a cui piace un preliminare con la mentina... Si può dire leccare o no? Certo! Ah, ok. Essere leccata con la mentina dentro, fuori, intorno. È proprio piacevole, gradita, prima di un rapporto. Ma cosa fai? Usi la mentina per raffreddare e poi soffi? La metti in bocca, poi la introduci nella vagina. Ah, introdotta? Poi, sì, con la lingua. Poi la tiri fuori, poi soffi e si sente... Fresco. Fresco.
Effetto chili, insomma. Roberto? Ero incuriosito da come torna poi, così, ritorna indietro la mentina. Ah, certo. Visto che... Come torna indietro la mentina? Questa è senza parole. No, io penso che intanto, prima ancora di pensare a cosa usare per menta, non menta, bisogna saperlo fare. Bene. Mm. E quindi prende il suo tempo. Io non sono uno che ha tanta pazienza, quindi non è che metto lì e ho le mentine, il frutto della passione, la crema spalmabile, la panna, la pasticceria. Diciamo che non ne sei apparecchiato come no, qui. No, esatto. Quindi sono per le cose più istantanee, quelle che magari ci puoi avere, quindi anche magari la stessa bollicina di prima in bocca che dall'effervescenza. Però senza andare troppo nel difficile, per creare un altro contrasto, perché sapete io sono matto con i contrasti nel cibo, anche sul corpo, se il corpo caldo con il gelato semplicissimo, che alla fine, all'inizio ha una consistenza, ti fa venire i brividi e quindi ti porta anche una sorta di capillarizzazione del sangue più sottocutaneo, e ti senti più come se tu fossi più, avessi più sensazione all'esterno, insomma non so come spiegarlo, hai i brividi e quindi automaticamente sei più sensibile esternamente, man mano che si scioglie cambia anche la tipologia di sensazione del corpo sulla temperatura dell'alimento, senza andare a fare robe troppo strane, il gelato, e si smacchia facilmente, tranquillo. Ma lei in realtà prima era bianchissima di carnagione, poi a forza di spalmarsi addosso con la... Sì, è andata così. Quindi credo... Ti sei perso. No, non mi sono perso. Credo che a volte si va un po' nell'esagerazione. Anche perché secondo che tipo di mentina usi, perché io a volte uso delle mentine, quelle molto potenti nel sacchettino bianco del pescatore, se usi quella, dopo lei non sente più niente, capito? Quindi devi scegliere anche la giusta marca. No, sono per le cose più semplici. Devi scegliere... Per esempio, tu che sei abituato a maneggiare il cibo, effettivamente quanto usi il cibo nei tuoi rapporti? A parte la seduzione, perché poi c'è un libro bellissimo con le sue regole per la seduzione che è meraviglioso. Già solo dal momento in cui la donna entra in casa, quanti secondi devono passare? 30 secondi da quando passa la soglia deve avere un bicchiere in mano. Deve avere un bicchiere in mano. Di quello che volete, ma entro 30 secondi. Ma questo vale anche per gli amici, però la donna 30. Quindi, drin, bianco, rosso, bolle. Sale così. E tu stappi. E anche perché poi lo stappare, io parlo di bolla adesso perché è il vino più elegante anche nel tipo di servizio, insomma, certo, eccetera. E quindi sì, e poi è il modo migliore per rompere il ghiaccio, perché la cosa più afrodisiaca, diciamoci la verità, se c'è da rompere il ghiaccio, quindi è il primo appuntamento, un po' di alcol fa benissimo, cioè rilassa tutto. Cioè e la seconda cosa invece? La seconda cosa, non bisogna mai far assolutamente far trovare la cena pronta, cioè mai dire ok, ciao, siediti e mangiamo, ma sempre finire i piatti a quattro mani con una bottiglia di vino aperta, così le persone si sentono già a proprio agio, e poi mai mettere, come dicevo prima, ognuno la sua portata, mettere in mezzo e condividere da subito. E poi tutti mi chiedono sempre, che menù faresti per il primo appuntamento? Ma che menù? Fai una cosa, poi dopo vai a concludere, cioè fai un qualcosina di piccolo. È quello che diceva prima Roberto, se fai una cena, un pranzo luculliano, non arrivi a consumare il dopo. Poi nei menù a due è sempre vietato in qualsiasi, diciamo, decalogo delle regole da fare, l'aglio e la cipolla, no? Per la fiatella o il prezzemolo. Però... Però la cipolla, dove me la metti, il più qui? Famoso porno star del mondo, mangia la cipolla a mo' di mela. Ora, mi dispiace perché ci lavora insieme, ma non credo che sia la fiatella il problema. Fa benissimo. E quindi bisogna capire se è la prima volta e quindi bisogna stare un po' più soft con certe cose, oppure se c'è già un rapporto instaurato, allora ti puoi spingere dove vuoi, allora metti dentro anche cose un pochino più pesanti. Tra l'altro, lo so ragazzi, è una notizia inquietante, ma pare che l'aglio faccia durare sempre molto di più l'uomo, quindi se volete una lunga prestazione dovete sopportare un po' di aglio. Il famoso pane pomodoro che dicevo prima, c'era l'aglio. C'era anche l'aglio sopra. Beh, bisogna fornire anche spazzolino e grigio. Allora, prima di farvi questa domanda, e ve la vorrei introdurre con un meraviglioso spezzone di un film eccezionale, vorrei sapere cosa c'è su quel cucchiaio. Questa è una delle cose che io potrei definire un after ring, che è il famoso campanello di prima, dopo campanello. In 30 secondi tu sgusci uno scampo, ci metti un fiocchetto di burrata, due ribes e un po' di crudo. Ed è fatto. E poi pronti a consumare dell'ottimo sesso, dove? In cucina, un luogo erotico? Boh, guardiamo.
Vieni. Vieni. Non male il tavolo della cucina, sì, come se invece calamo. Che la farina e le pagnotte metti 3 o 4, 5, 6 finger, anche cucchiai così appoggiati, sì. E la bottiglia aperta, secondo me, se già coltelli spostato tutto, secondo me già appena mangi due di questi, se c'è fuoco, parte già la prima sul tavolo. Ok, quindi io mangio quello e vado la prima sul tavolo. Chi di voi fa volentieri sesso in cucina? Mariella? Beh, il tavolo da cucina è il luogo erotico per eccellenza, a parte il talamo, voglio dire che quello è standard, però la fantasia sessuale si accende in cucina, come dicevo prima, quando impasti, cioè, non arrivi a impastare tutto, cioè, devi fermare, perché succede, c'è, cioè, quell'input che ti spinge a essere altro, insomma. Ma tu preferisci usare il tavolo della cucina come appoggio, come letto? Come letto, come tutto. Come tutto. E la lingerie la cambia a seconda del luogo? Quindi, che non so, una... Sì, magari uno cucina con lingerie e sopra solamente il mantisino, come lo chiamiamo, insomma, il grembiule. È anche carino magari farsi trovare senza niente sotto, insomma, potrebbe essere simpatico. Mi è rimasto quel cucchiaio da assaggiare, sì. Visto che... Non so se ci stiamo sul tavolo lì, però. Guarda, non credo, però stavo pensando che tu sei bravo a cucinare. Sai che togliendolo la parte visiva, che è la prima di un piatto, aia... Fa male? No, mi piace. Davvero? Sì. Mi imbocchi tu? Simone. Ecco. Cosa ci hai preparato? È un after ring, uno scampo, anzi si chiama non hai scampo. Non hai scampo? Se volete sapere se Simone Ruggiati avrà scampo, dovete tornare qui alla Maleducation dopo la pausa pubblicitaria. Mi piace. Apri la bocca. Bentornati nel salotto della Maleducazione, dove questa notte stiamo parlando di sesso, di cibo, insieme a Simone Ruggiati, che abbiamo acchiappato. Sei contento di stare con noi? Dici la verità. Ma io vengo anche tutti i giorni, guarda, se è così. Oh, viene anche tutti i giorni, bene, questa è sempre una certezza. Se volete rivedere quello che vi siete persi fino adesso di questa puntata, venite sul nostro sito www.lamaleducazione.la7d.it. Prima della pubblicità ci siamo fatti una domanda. Farsi bendare per l'erotismo, ma anche per il cibo legato all'erotismo, è una pratica interessante? Cecilia Dazzi. Cucina e sesso vanno più o meno di pari passo. La cucina è un preliminare, cioè può essere un preliminare. La ricerca del cibo è importante, poi tutta l'elaborazione, l'affettamento. Una volta ho fatto una cena bendata al contrario, cominciando dal dolce e poi con, non so cosa c'è prima del dolce, forse il formaggio, quello che era il formaggio, poi c'era il secondo, poi c'era il primo e poi c'era l'antipasto. E effettivamente quando sei bendato la papilla è molto più intelligente, molto più intelligente. E da una parte perché hai anche paura, perché non sai cosa stai mangiando, cioè devi capire. E la consistenza diventa molto più tridimensionale, cioè diventa quadri, non so quante dimensioni può avere il cibo in bocca, però ha proprio un'apertura pazzesca. Ero bendata, ero ospite, diciamo. Era Luna Park per me. Il cibo mi è stato raccontato mentre succedeva, quindi, però era chiaramente, stiamo parlando di una seduzione all'ennesima potenza, quindi è stato molto, molto entusiasmante. Il cibo a letto fa diventare le papille gustative intelligenti e aumenta il piacere in tutti i sensi, sia quello del sapore, del gusto, sia quello erotico. Chi si è mai fatto bendare per assaporare dei cibi all'interno di una relazione amorosa?
Simone. Simone. No, solo io? Solo tu. Non ci credo. E non, cioè, non solo poco fa, in generale. No, no, sì, mi sono fatto bendare, cioè mi hanno bendato e io ho bendato. Quello che diceva Cecilia, il fatto che qualsiasi cosa succeda diventa un altro mondo. Sì, se tu togli la parte visiva, che è la più importante, più ancora di quella gustativa, di un piatto, perché si dice che si mangia con gli occhi, ma in realtà è un discorso tutto tondo, perché tu già capisci cosa mangi, già il tuo cervello sa che tipo di consistenza avrà in bocca, se è calda, se è fredda, quindi tu sei già preparato, quindi l'effetto sorpresa già svanisce totale. Quindi bendato tu hai già un po' più di palpitazioni, perché hai un po' l'eccitazione e soprattutto la paura. Paura, fra virgolette, la sorpresa di quello che metterai in bocca. Non ti senti un po' vulnerabile? Perché già farsi bendare, devi avere una grande fiducia nella persona che lo fa. Però il fatto di aprire la bocca e farsi introdurre del cibo, che potrebbe essere bollente, piccante, esatto, una cosa che non ti piace. Però poi c'è da aggiungere uno step in più. Se giochi con uno chef, allora c'è il quiz. Cioè? Nel senso che io ti imbocco con un ingrediente o con un boccone di un piatto e tu a scommessa devi indovinare cosa stai mangiando. Cosa fai? Se indovini, mi spoglio io. Se perdi, vieni leggermente denudata man mano che sbagli ingrediente. E visto che io sono bravo a mischiare un po' di ingredienti strani, di solito vinco. Però, a parte il gioco in sé, c'è questa, effettivamente questa esplosione in bocca che all'inizio il tuo cervello non riesce a capirlo subito, quindi hai un modo di mangiare completamente diverso. E tra l'altro fare il pranzo o la cena invertiti, anzi funziona? Partendo dal... No, bisognerebbe partire dal caffè. No, non è che funzioni, però perché? Se... Perché uno può pensare come, poi dopo come fai a assaporare gli altri gusti? Basta sciacquarsi la bocca, però il caffè ti aumenta la percezione di tante cose, ti sveglia il corpo il caffè e quindi automaticamente tutte le tue papille gustative, il cervello, i tuoi recettori sono già più stimolati e pronti ad assaporare altre cose. Quindi non è sbagliata questa cosa. Magari quindi mangiare un dolce... Dobbiamo presumere che la Cecilia... diciamo che secondo me era abitata da uno chef, tu sì, non o da uno che ne sapeva. In questo, vero? No, no, assolutamente. Perfetto. Lì no. Ma proprio nessuna si è fatta mai bendare per giocare un po' con, non so, Elvira, tu che... Sì, ma io ho fatto un'operazione agli occhi, ero bendata per forza perché dovevo stare bendata. Mi imboccavano perché non c'era alternativa e poi indovinavo sempre perché era sempre purè, quindi è stato facilissimo. Facilissimo. Fabrizia? A me è capitato col vino, frequentando un mondo di estimatori di vini e piacendomi a me abbastanza, è capitato insomma di farmi bendare, di essere bendata un po' a sorpresa, arrivando a casa della persona che mi ha invitata a cena e dover assaggiare dei vini bendata e doverli indovinare. Ma ci riesci? Sì. E il premio? Un ottimo premio, no? Molto interessante. Completo o solo? Diciamo, una prima, poi un cibo, poi una seconda. Brava, 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 brava. A proposito di sorprese, visto che sei qua... Ma casualmente? Casualmente. Casualmente. E io ho tre ragazze su questo divano, vedi, bloccate dalle mie e dalle tue gambe. E io, nella valigetta dei miei coltelli, tengo sempre delle bende così... Quindi diciamo che adesso proviamo questo di cui stiamo semplicemente soltanto parlando. Posso farvi fare da cavo? Certo. Posso farvi fare? No! No, ma... no, Simone, ti prego, non lo fare. Allora, questa qui normalmente è più utilizzata per legare le mani perché è più ampia, però... Io un pochino vedo, Tengo anche gli occhi chiusi. Sì. E le mani a posto. Sono molto dirigente. No, le mani non assicuro, un po' toccherò. No, così è la sicurezza. Cosa ti aspetti? Una fragola intinta nella cioccolata. Mezza fragola nella cioccolata, perché a me piace piccolo il boccone. Poi è un concerto. C'è l'effetto sorpresa? Sì. Si sente la cioccolata? Sì, con il miele, però. Miele? Sente... Fragola e... E zafferano. Ah, ok. È un miele allo zafferano? No, no, è che fosse aromatizzato si sentiva, però non... Seconda benda, Valentina. Oh, allora... Faccio finta che non vedo. Vedi?
No, devi tenere gli occhi chiusi, devi essere onesta. Ah, ecco. Devi essere onesta, sennò mi tocca tenerti la manina così. Ah. Poi, ah, boccone piccolo, eh. Quella la vuoi dire. Che cos'era? C'è fragola e cioccolato, sicuro. C'è un ingrediente nascosto? C'è un aroma particolare nel cioccolato. Spero che ti sbendo, dai, ti sbendo. No, credo sia un qualcosa su vanilla. Non c'era assolutamente niente. No! Perché quando sei bendato, la guida mentale, come per un vino, se uno ti dice che bevi un vino bianco, già ti pensi già alla frutta gialla, al fiorito, al floreale, al fruttato. In realtà... No, lo pensi solo tu. Sì, vabbè, ok, andiamo troppo nel dettaglio. Però c'è soltanto un po' di panna per alleggerirlo. E dico una cosa, mentre proviamo l'ultimo bendaggio, la fragola e il cioccolato e la fragola e le bollicine, che sono l'abbinamento classico, vedi Pretty Woman, in realtà non sono un abbinamento stupido, perché mangiare la fragola, che è acidula in bocca, dà alle papille gustative una predisposizione alla degustazione della bolla, o meglio, più che alla degustazione, all'apprezzamento della bollicina. Si crea un bel mix in bocca, quindi non è un abbinamento stupido mangiare prima la fragola e poi il cioccolato. Allora, ho usato tutte e due le bende. Cosa possiamo... Ce l'abbiamo una terza benda? No, posso? Posso? Prego, prego. Vai. Io adesso inizio. Vai tu però, non voglio... Stai sereno. Non è il gioco, dai, che ci si spoglia. Anzi, fai una cosa, dai, ti ho preso la cravatta, mi fai un favore. Me la bendi tu? Tutte? Vieni. Le tue idee, però mi sta... Prego. Sì, perché... Ambra, lasciati andare, serena. La cravatta è più sexy, però. Più eccitante. Aspetta, così vedi? Non mentire, vai. Ambra. No, no, non sto tenendo mentire. Anche gli occhi chiusi. Tieni gli occhi chiusi. Ah, quella è una cosa buonissima. Fai ah. Assapora. Ingredienti, il primo. E intanto fragola. È buono o no? Buonissimo. Ecco, perché è un abbinamento che ci sta. Per me è fantastico. Non l'avrei allora, mai detto. Fragola, cioccolato. E poi c'è questa cosa salata, piccante. È pronto a spogliarsi, eh? Se ne dici un altro, abbiamo arrugiati a torso nudo. Peperoncino e sale? Cos'è? Prosciutto crudo? No. Con peperoncino? No, ma era una cosa granulosa, scusate, sto... Ormai hai perso. Sì. Ma niente, hai perso. Te non hai puoi indovinato. Puoi riprenderti la cravatta. Puoi riprenderti la cravatta? Era anduia. Non portatemi via. Ah, anduia. Sai cos'è l'anduia? Una sì, puntina sì, minuscola, sì. Ma come ti è venuto in mente? Una cosa che hai scoperto? Una cosa che... No, perché in realtà quando, cioè, fare lo chef non vuol dire solo avere delle ricette inventate. Basta conoscere gli ingredienti e metterli insieme. In realtà non è detto che una cosa che sia una pasta tipo, come se fosse una pasta di salame fresco, maiale praticamente, quasi grasso, con il suo lardo, tantissimo peperoncino, una minimissima parte ti dà insieme a qualcosa di dolce e acido, che è la fragola, già una sorta di una pulisce l'altro. Il peperoncino sta bene soprattutto con il cioccolato, perché se volete farla semplice, la panna che usate per sciogliere il cioccolato la fate infondere con il peperoncino, la filtrate sul cioccolato, stesse quantità, girate e fate una fonduta al cioccolato dove intingere. Ma quali sono gli alimenti che proprio non vanno utilizzati nell'ambiente erotico? Io eviterei assolutamente le paste. Le paste asciutte, perché comunque già ti riempie tanto e non ti dà modo di giocare tanto. Ma anche le carni e le cotture in umido, per esempio, perché comunque non è che puoi fare un finger food di umido, ma comunque, pensiamoci un attimo, parlo per gli uomini, cioè se si parla di fare sesso dopo, dopo che mangi delle cose pesanti parte una digestione e la tua digestione porta il sangue allo stomaco e non in altri posti e quindi potrebbe essere un problema. È per questo che dicevo prima, fatela sempre la prima dopo l'aperitivino, così state sicuri che avete fatto una bella figura. Poi dopo mangiate leggeri e poi magari si parla anche della seconda. Qualcun altro vuole provare a farsi bendare e assaggiare i cibi di Simone? Alessandra, Gloria, brave ragazze, invece no, chicca. Una casa. Per cui devi inventare qualcosa di esclusivo per chicca. Sì, lo per faccio, forza. Però devo andare un attimo lì. Tu vai lì e io se vuoi te la bendo, te volentieri. La preparo. Tanto ci metto un attimo, guarda. Un'associazione a delinque. Vado sul difficile, eh? Bendami. Secondo te cosa ti fa provare? Chicca. Ecco, esatto, non chiedermelo. Beh, a parte che può mettermi in bocca tutto, quello che vuole, non c'è problema.
Hai sentito, Simone? Sì. Puoi farle assaggiare ogni tipo di pietanza. Allora non cucino. Invece, Simone, qual è la tua specialità? Dipende... Non alimentare. Diciamo che facendo lo chef, faccio lo chef perché ho un buon palato. Ok. Mm. Che è già una risposta. Sono veramente curiosa perché non ho idea di cosa tu stia preparando. Neanch'io, però... No, ha un senso, ma è difficile. Quello che ti posso dire è che si sta impegnando molto. Okay. Nel frattempo, mentre aspettiamo che porga a chicca la pietanza, c'è un messaggio particolare... Perché hai scelto questa combinazione? Perché è un ingrediente molto particolare che secondo me è molto afrodisiaco, soprattutto quando è freschissimo. Oddio, pesce. Però ha due elementi che lo puliscono molto. Quindi è il vero finger food, cioè una botta violenta che non ti fa capire subito cos'è, però che poi sparisce con la pulizia in bocca. Allora aspetta che incrocio le gambe perché non vorrei farti del male, magari. Posso applaudire? Non possiamo applaudire. Apri bocca. Intanto devi dirci com'è e poi cercare di indovinare. Mela. Poi c'è del pesce, penso un gambero. No. Cos'è sto pesce? La chiamerai mela pungente. Mela pungente. Ti fermi, ti arrendi? Sì, come no. Va bene. Che cos'era? Mela, polpa di riccio. Ah, con sopra di riccio. Due pezzettini minuscoli di rafano. Buonissimo. C'è qualcosa di balsamico in bocca. Buono, capito, complimenti. Ma tu così vinci sempre. Scusa. Bravo! Mi devo spogliare, ho perso. No, puoi farlo dopo. Guarda, tanto ormai il tempo è praticamente concluso. Però così, scusa, Simo, vinci sempre. Cioè, se tu proponi la pasta di riccio con il rafano, la mela, ma a nessuno gli verrà mai in mente dire pasta di riccio. Ma io ho due pezzi soli addosso, se perdevo era un problema, quindi... O ti vesti a cipolla. O ti vesti a cipolla. O se no giochi con uno che non ne sa di cucina. O che c'è il frigo vuoto. Però, insomma, invece, Elvira... Io sono una tradizionalista, sinceramente ho ammirato moltissimo la serata, guarda, sono affascinata al massimo, però sono veramente molto attaccata alla tradizione. Per me il massimo della trasgressione è 50 sfumature di gricia. Come? E tu la 50? Ho fame. Sfumature di gricia. Vai Elvira, di cui daremo presto la ricetta. Io volevo ringraziare Simone Ruggeri, fargli un enorme applauso. Grazie. Sono divertito tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la Maleducazione, la prossima settimana. Ci ritroviamo sul nostro sito www.lamaleducazione.la7d.it. Ciao.